Benvenuti su Veie Games. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti e bentrovati su Veie Games con Resident Evil 7. Completamente al buio, come al solito. Allora, nell'ultimo video praticamente ero rimasto che dovevo recuperare un po' di oggetti dalla stanza dei bambini, però non avevo spazio nell'inventario. Quindi ho fatto un pezzo di storia, ma era solo da recuperare degli oggetti. In questo caso ho recuperato la videocassetta che vedremo adesso. La videocassetta della stanza dei bambini e che ci ha lasciato il nostro simpatico figlio Becker, che sinceramente in questo momento non mi ricordo come si chiama. Happy birthday, la cassetta. Amico mio, sei un fortunato figlio di puttana. Figlio di puttana sei tu. Lo sai? Ti invidio. No? Cosa? Non mi credi? Questa gioia non può essere finta. Per finirla ci sono volute addirittura 3 settimane, ma è finalmente pronta. Ed è tutta per te. Oh, che c'è ora? Dai, non fare così. Ci divertiremo. Ce lo dici tu. Bene, prima cosa, recuperiamo la candela. Seconda cosa, recuperiamo quello che c'è nel cesso. Se me lo fa recuperare, ma non me lo fa recuperare, non so perché. Ci troviamo dopo. Qua per... Ah sì, perché prima devo fare questo pezzo qua. Ok. Questo gioco si chiama Voglio davvero uscire vivo da questa stanza e non patire una morte orribile e dolorosa. Lo so, è un titolo temporaneo. Prendi una candela, accendila e mettila sulla torta. E ricordati di sorridere! Questa festa è tutta tua! Sì, sì, ci sarà molto da ridere. Vaffanculo! Infatti, vaffanculo. Bene. Allora, andiamolo a vedere, facciamo le cose come vanno fatte. Qua bisogna recuperare la manopola. Allora, prima di recuperare la manopola andiamo nel water che prima non ci faceva fare. Poi recuperiamo questo coso. Disgustoso. Ok, andiamola a pulire sotto l'acqua. Perché? Che se non è pulito non ci vediamo. Impiccato, uccellino e feto. Impiccato, uccellino, effetto. Ok. Non accendo la candela perché adesso non ci serve. Quindi adesso accendiamo il fuoco, diamo la bambolina da ripezza. Ok, apriamo il dito. Adesso ci serve la candela. Perché bisogna andare sulla porta e rompere la corda. Entriamo. E prendiamo questo, che ci serve per
tappare il gas. Non è una cosa bellissima, ma ok, adesso abbiamo tutto quello che ci serve. Torniamo da questo. Mettiamo uno. Gli mettiamo il dito, che non è quello. E la penna. Adesso lo attiviamo. Non c'è cazzo! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Oh, no! La password del loser, che in inglese vuol dire perdente. Tutti i torti non ha. Eh sì, ok. Finalmente abbiamo preso l'agoniata manipola. La usiamo per chiudere la doccia. Questa parte non mi è dispiaciuta, perché alla fine forse è la parte più enigmatica. Accendiamo la candela. E ficchiamola sulla torta. Ovviamente poteva finire solo in un modo, che è questo. Buon compleanno! Buon compleanno, un paio di balle. Voi direte, a cosa è servito questo pezzo? Lo scoprirete più avanti. Intanto dobbiamo tornare alla... Corri, 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 corri. Ok, andare al secondo piano. Passiamo da là. Ok. C'era un'altra stanza con la chiave del serpente, che io in realtà
ho già aperto, quindi in realtà non ci serve, c'era solo della roba che tipo munizioni, cose del genere, niente di che. Un pezzo importante è qua. Allora, io qua mi incarto sempre. Però non è esattamente così. La parte più stretta. Gesù. Ma cos'è adesso? Una scheda l'ho presa. Non sbaglio la stanza dei genitori. Ah, infatti è di qua. Ah, ecco. Oddio, c'è la vecchina del paese. Ok, no, quell'altra porta, questa qua, non è vero che c'era soltanto della roba, c'era anche qua. Allora, bisogna mettere l'orario giusto. La stessa ora degli altri orologi, che erano 4 e un quarto. Boh, chi se lo ricorda?
chi si ricorda. Dovrei andare da qualche altra parte a vedere l'orario, ma... qua non mi sembra. Posso fare. Madonna, che casino. Va bene, io non ci voglio andare giù. Sì, infatti. Ah, ho capito dove sono uscito. Cavolo. Via, 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 via. Mi chiamano lo schivatore della domenica. Perfetto. Scusa, perché sprecare munizione? Ah, il videocassetto in realtà non ci serve più. E le schede fra un po' spariranno. Di roba ne ho. Ok. Fammi parlare con Mia! No, 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 amico! Devi farti vivo prima! Non ti sarai per caso dimenticato dov'è la festa, vero? Entra passando dal giardino! Avanti, amico! Ti aspettano tutti quanti! Sì, sì. Non so io come mi aspettano. Via, 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 via. Via, via. Ok. Adesso vi spiego il perché ho fatto questa azione qua. Praticamente il respawn è in un certo punto. Adesso non ci sono. Se passate da dietro non compaiono. Fate questo giro così. I leakers o i mostri non compaiono. Quindi voi con tutta calma fate quello che dovete fare.
Ripeto, perché sprecare proiettili? Vedete che non ci sono? Basta non passare nello spawn. Allora, qua dovete stare attenti perché ci sono delle trappole, perché quello non è forte, è semplicemente uno stronzo. Wow, wow, wow. Però ci vedi davvero bene. Eh sì, ci vedo bene. Non so se le vedrò tutte le trappole. Lì c'è un'altra. Meglio mettersi qua. Ehi, attenzione! Guarda che mordono! Allora, ok. Se non ricordo male c'era qualcosa qua sopra. Però in una foto l'avevo vista, però vabbè, lasciamo perdere, non perdiamo tempo. Altra trappola. Meglio passarci sotto. Ma possiamo anche lasciarla così, non mi interessa. Lì c'è un'altra e quella la facciamo saltare. Scusa per il casino. Aia, questa non l'ho vista.
ho gli occhi dietro le orecchie. Non mi fidavo, ecco perché gli ho sparato. So io che mi hanno fatto quelle casse. Ethan, non è questo il motivo per cui le ho messe lì? Sta un po' più difficile. Allora non sei così stupido. La cazzo di password. Prova 0814. 06 21. No, è 0514. Su, dai, prova a girare la ruota. Fido. Devo trovare la password. Di qua. Ricordavo. Aia. Morto, ok. Sichino. Ah, qua è un puttanaio sta porta. Subivo danni.
Certo, me ne servono ancora una catarba comunque. Ho paura. Lo sapevo io. Steroidi. Ma che cavolo è? Io a questo punto direi di salutarci qui. Fatto un bel pezzo e niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti.